Prima l'Italia, il buon senso in Europa. E questo lo slogan che accompagna la campagna elettorale per le elezioni europee della Lega, che ha presentato la candidatura nella circoscrizione sud del medico aquilano Elisabetta De Blasis e dell'avvocato teatino Antonello D'Aloisio. Il partito di Salvini sente il vento in poppa in questa fase politica e spinge per una forte presenza anche in campo europeo, al fianco dell'ultradestra nazionalista, come il partito francese della Le Pen o del premier ungherese Orban. Gianfranco Giuliante, coordinatore pescarese del partito, confida in un risultato positivo che potrebbe avere riflessi nella politica europea e nazionale. Noi riteniamo che ci sono problematiche che debbono avere una loro valutazione e dimensione diffusa in Europa, ce ne sono delle altre che debbono invece tener conto delle peculiarità dei singoli territori. I prodotti DOP italiani non possono essere misurati, come spesso è avvenuto, con opzioni che sono consimilari ma che poi creano un danno oggettivo a quelle che sono realtà peculiarissime proprio del territorio, italiano e abruzzese in questo caso in particolare. Nel corso della conferenza stampa nella Sala dei Marmi della provincia di Pescara c'è stato spazio anche per le amministrative. La Lega si propone come motore della coalizione di centrodestra che candida Carlo Masci a sindaco di Pescara, anche nel capoluogo adriatico dove non c'è un candidato espressione della Lega. Se si vince a Pescara, se si vince a Montesilvano, se si vincono le europee, la filiera credo che sia chiusa. Ci sono, a Pescara ci sarebbe un'amministrazione di attrazione Lega, alla provincia c'è stata la vittoria della Lega, alle regionali c'è stata una vittoria smaccante della Lega, governa la Lega anche a livello nazionale, quindi una vittoria alle europee e alle comunali chiede un cerchio che siamo in un tempo brevissimo riusciti a chiudere.